C'è anche la parola chiave expand indirizzo web accorciato. Ecco, mostra l'indirizzo web originale partendo da uno accorciato. Adesso spero che gli esempi che ho messo qui funzionino ancora perché la scaletta l'ho preparata un po' di tempo fa. Comunque, quando, che ne so, preparate un messaggio per Twitter o così, sapete che avete solo pochi caratteri a disposizione, non potete scrivere un romanzo, e se volete inserire un link di un sito internet in un tweet, vi fa comodo accorciare questo indirizzo internet. Ci sono dei siti appositi che si occupano di rendere più corti questi siti internet, che possono essere anche lunghi gli indirizzi. Ecco, expand è una parola chiave di DuckDuckGo che vi permette di dargli in pasto un indirizzo accorciato per ottenere quello originale. Adesso io faccio una prova con questo, appunto, sperando che funzioni. E vediamo un po'. Mi sembra che non mi torna la risposta. Proviamone un altro, sperando che almeno uno di questi esempi funzioni, giusto per mostrare che funziona, non è che... No, nessun risultato, accidenti, forse avrei dovuto verificarlo prima, Ho dato per scontato che funzionassero sempre questi esempi, ma... Ok, almeno uno, Diciamo che questi due esempi, non funzionando, è inutile che li lascio nella scaletta, va? Pazienza, scusate, ma ormai preparo le cose prima, poi quando ho tempo registro. Ma allora, questo qui è un indirizzo accorciato e l'indirizzo originale era questo. Ecco, a quanto vedo non mi ricordavo neanche di cosa fosse, ma è un indirizzo di YouTube del mio canale con qualche del mio canale, credo, del mio canale. L'indirizzo del mio canale YouTube, vedete qui è più lungo. L'ho accorciato così e con la parola chiave expand riesco a risalire all'indirizzo originale. E vedete qua, risposta, track, a posto. Il contrario, ovvero accorciamo un indirizzo web, quindi proprio quello che ci serve, per esempio, per preparare un messaggio da mandare via Twitter, ecco. È shorten, quindi expand vuol dire espandi, shorten accorcia un indirizzo web originale, lo mostra accorciato. Quindi se io prendo sempre quell'indirizzo lì, e faccio il shorten, ovvero il contrario del mio canale YouTube. Vedete che shorten link mi dà questo. E voilà, io posso far copia e incolla e ottenere, cioè ottenere e utilizzare questo indirizzo molto più corto che è il corrispondente di questo qua sopra. E voilà, il gioco è fatto. Due parole chiave che fanno uno il contrario dell'altro. Ce n'è di roba ancora qui. Altre parole chiave interessanti può essere sempre, purtroppo riferito solo all'inglese al momento, words like, quindi parole sinonimi o alternative di determinate parole. Quindi se io uso words like kernel, sempre stando sul kernel, lui DuckDuckGo mi torna parole related, ovvero relative, legate a kernel, e qui vedete tutte di sinonimi oppure parole sostitutive, alternative a kernel. Lo vedete qui, vedete quante sono le parole. Ognuna di queste può essere usata in un determinato ambito, naturalmente nell'ambito corretto, può essere usata al posto della parola kernel, quindi words like. Ecco, quindi come dico, sono in inglese queste cose. Se studiate inglese o se studiate in un paese dove si parla inglese o comunque con un percorso accademico in inglese, può farvi comodo avere anche queste parole chiave che hanno a che fare con l'inglese, nel vostro motore di ricerca. Una cosa classica così che può essere utile è Lorem Ipsum, il famoso testo che non vuol dire niente. Ma viene spesso usato anche da sviluppatori software, eccetera, eccetera, per avere a disposizione del testo con dei termini senza doverselo inventare loro. Ecco, per avere a disposizione in un attimo, lo vedete qui, del testo che in sé non vuol dire niente, non ha senso, però se dovete lavorare con delle stringhe, con dei testi, eccetera, eccetera, vi fa comodo
scrivere lorem ipsum, enter, e in un attimo avete lì del testo a disposizione per le vostre attività, che ne so, di sviluppo software o di qualsiasi cosa, o di riempire semplicemente un paragrafo come segnaposto in un vostro documento, ecco, per dire. Voilà, lorem ipsum, il famoso lorem ipsum. Un'altra parola chiave interessante è password. Password, gli date la lunghezza e genera una password. L'opzione strong usa anche dei caratteri speciali, quindi se facciamo questo esempio, password 15, ci creerà una password, genererà una password lunga 15, eccola qua, copia e incolla, ve la usate. Se ci aggiungete l'opzione strong, come lì nell'esempio, userà anche, vedete, dei caratteri cosiddetti particolari, tipo il percento, il dollaro, queste cose qui, la chiocciolina, eccetera, eccetera. Senza, usa solo lettere e numeri. Per chi non ha problemi con l'inglese, esiste anche l'opzione random passphrase che torna quattro parole inglesi come password. Non so se queste sono le parole chiave da usare, non mi ricordo più, vediamo un po' se funziona così. Ecco qua. Random vuol dire casuale, passphrase parola d'accesso e questa parola chiave ogni volta che fate enter vi genera una frase di quattro termini inglesi che dico appunto se non avete problemi con l'inglese o se siete di lingua madre inglese potete usare come password così. È un'idea, c'è una frase magari che è facile tenere presente. E più leggibile che le password con tutti i caratteri casuali, può essere utile anche questo come opzione. Chars è una parola chiave che vi mostra il numero di caratteri in una stringa. Ecco, tipo questo esempio, se io faccio chars di questa frase, enter. Chars vuol dire caratteri, insomma, in plurale. Vedete, ci dice che questa stringa è lunga 34 caratteri. Se dovete contare quanto è lungo un testo, sapete come fare a questo punto, eh? Semplicemente anteponendo la parola chiave chars. Uppercase, uppercase è il maiuscolo, quindi rende tutto maiuscolo. Quello che segue, faccio enter, vedete che ha messo tutto in maiuscolo. Se vi serve anche questo, voilà, è fatta. Comprese anche le lettere accentate e tutto, vedete, è molto ben fatto. Quindi uppercase a seguire quello che volete rendere maiuscolo. Al contrario, se vogliamo, è lowercase, quindi il minuscolo. Se io faccio questo esempio, lowercase, una frase maiuscola, me la rende tutta minuscola. Title case è quella che rende maiuscola solo le prime lettere di ogni parola, quindi facciamo questo esempio, quindi parole chiave, title case, una frase tutta in maiuscolo, vedete che lui rende maiuscola solo la prima lettera di ogni parola, eccetera, eccetera. Queste sono cose che possono servire a sviluppatori software o a chiunque abbia bisogno di, insomma, di fare queste operazioni sui testi. Poi, questo è specifico per, diciamo così, mondo Ubuntu Canonical. Grazie a una collaborazione con Canonical e DuckDuckGo è possibile cercare direttamente le segnalazioni, i ticket di supporto, i bug, le segnalazioni di bug su Launchpad, sulla piattaforma collaborativa di Canonical. Semplicemente con la parola chiave LP seguita dal numero del bug, del ticket di supporto, quindi Launchpad, LP, la dash qui, il cancelletto e il numero del bug, facciamo enter e vedete che viene presentato direttamente qui senza andare sul sito Launchpad, che si può raggiungere con questo link, però vedete che esce il titolo della segnalazione del problema. Il nome del bug, del problema, una descrizione, la prima parte della descrizione, qui i dettagli del bug, quindi il numero, che tipo è, quanti commenti ci sono, eccetera, eccetera, quando è stato creato, eccetera, eccetera. Quindi, grazie a una collaborazione appunto fra Canonical e DuckDuckGo, con questa parola chiave LP,
cancelletto, seguire il numero del bug, potete accedere direttamente nella vostra pagina del motore di ricerca ai vari segnalazioni di problemi su Launchpad. Addirittura c'è anche una cosa che ha a che fare con i donatori di sangue. Questa cosa è particolare, ma blood e sangue, donore e donatore, gli date il gruppo sanguigno, fate enter. E dite e vedete per il tal gruppo sanguigno quali sono i donatori ideali o quali possono darvi sangue se siete AB più, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa da fare attenzione è se siete del gruppo 0, quelli diffusi, lo 0 in realtà lo si deve indicare con una O e non con lo 0, eh? Vedete che qui in realtà è una O e non uno 0, quindi se io sono uno 0 più, gli devo indicare una O più, non so se la minuscola va bene, vediamo. Sì, va bene anche la minuscola, quindi vedete, gli 0 più, posso ricevere dai 0 più, o se non c'è questa roba qui, RH, cos'è poi anche lo 0 meno, ma gli 0 più possono dare e ricevere tra di loro e basta, eccetera, eccetera. Ecco. Addirittura roba di gruppo sanguigno è integrata in DuckDuckGo. Poi qui ci sono anche delle parole chiave, delle instant answers curiose e anche se non molto utili, ma ve le presento comunque. People in space, qui è più curiosità, People in space ci dice quante persone sono attualmente nello spazio e qui dicono che sono 6 persone. 6 persone che sono queste 6 persone, insomma, saranno sulla stazione spaziale internazionale, russo, italiano, americano, russo, russo. Sono queste 6 persone, quindi nello spazio in questo momento ci sono 6 persone con i vari dettagli per ognuno, vedete? Poi c'è Figlet. Figlet è una cosa un po' come lo si può fare anche nel terminale di Linux. In un terminale di Linux installate l'utility Figlet, fate la stessa cosa. Cosa succede? Voi scrivete Figlet seguito da una stringa di caratteri, lui ve la ripropone in caratteri ASCII o ASCII, ecco, quella che viene considerata o detta ASCII ART o ASCII ART. Quindi Figlet vi ripropone la scritta che voi gli indicate, semplicemente componendola con i caratteri, normali caratteri, non graficamente. Ecco, vedete, vabbè, ho detto che non sono molto utili, ma un po' curiosi là. E l'ultima è lo zodiaco cinese, sapete che è legato al mondo animale, voi gli date l'anno di nascita vostro e poi seguito dalle parole chiave Chinese Zodiac o Zodiac, non so come dove l'accento, e vi dite che per esempio per il 1964 era l'anno del dragone, eccetera, eccetera. Vedete, tutto integrato nel vostro DuckDuckGo. Alcune più utili, altre meno, però tant'è. Poi non è finita qui, perché nella nostra scaletta c'è ancora un po' di roba da vedere, tipo la calcolatrice. Quindi si digita il calcolo, si preme Enter per ottenere il risultato. E se si fa un clic sul risultato, il risultato stesso viene riportato direttamente sulla barra di ricerca per proseguire con altri calcoli volendo. Quindi qui vedete che ho messo qualche esempio, adesso non è il caso proprio di farli tutti tutti, però vedete che c'è anche per esempio la funzione trigonometrica seno, cioè proprio una calcolatrice anche scientifica avanzata. Vedete qui, vi dà il risultato. Facendo clic sul risultato lo riporta sopra e qui si potrebbe continuare a, che ne so, boh, per 3. E si va avanti a magari devo lasciare via gli spazi. No, ecco, non ho scelto un gran risultato per fare questa roba. Vediamo un po' se c'è qualcosa che non va. Ecco, sì, c'era almeno davanti che dava fastidio, ma fa niente. Insomma, avete capito, eh? Potete sempre riportare il risultato e andare avanti con i calcoli. Ci sono i simboli, come dire, classici che si usa in calcolatrice, tipo la potenza elevato a 12, elevato a 2, lo si fa col cappelletto qui, insomma, la circonflessa, vedete, 12 per 12, 144, eccetera, eccetera, square root, SQRT, la radice quadrata,
Le parentesi possono essere usate tranquillamente per dare le priorità nei calcoli. Vedete, usa le parentesi, tutto come una vera calcolatrice. Così come le conversioni di unità, possono esserci conversioni di valuta. Gli date i simboli internazionali delle valute, questo da franchi svizzeri in dollari americani, 125 franchi svizzeri in dollari americani, lui vi dà la conversione, credo col cambio della giornata, ecco. Queste sono le valute, poi euro, franchi, sterlina inglese, insomma, quello che volete, così come unità di misura, per esempio, non solo valute, ma centimetri in inches, 145 centimetri sono 57 inch, eccetera, eccetera. Misure di volumi di liquidi, per dire, no? Da litri in galloni, per dire 145 litri in galloni, vedete che vi risponde quanti sono in galloni, poi misure. Conversioni di peso, vedete, chili in libbre, chili in grammi, purtroppo sempre in inglese i termini, bisogna darli, e anche di lunghezze, di distanze, miglia, 145 miglia in chilometri, quanto fanno, e vediamo che sono 233 passa chilometri, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche le conversioni di unità di vario tipo integrate sempre nel vostro motore di ricerca. E non siamo mai usciti dalla pagina delle ricerche di DuckDuckGo, e per tutto il video vedete che tutto questo, sempre includendo anche risposte standard alla ricerca, ma vedete che in cima c'è sempre queste belle funzionalità integrate. Tra l'altro, già che sto scorrendo la pagina dei risultati, vedete che quando si passa alla prima pagina, qui appare una freccia per posizionarsi direttamente in cima, quindi scorrete, 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 magari ci sono tanti risultati, ma potete sempre tornare rapidamente in cima con quella freccia. Ecco, ci sono addirittura integrate per alcune reti sociali, social network, delle informazioni sui profili direttamente nella barra di ricerca di DuckDuckGo. Per esempio, per Twitter basta digitare il nome utente, quindi la chiocciolina è il vostro nome utente. In questo caso, se uso il mio, chiocciolina Xalo, vedete che mi ha trovato ulteriori informazioni su Twitter e sono io, track, mi ha trovato, eccezionale. La stessa cosa si può fare per Google Plus, basta digitare davanti G più e seguito dal nome utente. Nel mio caso Google Plus seguito dal nome utente. E vedete che mi dice: ok, stai vedendo un profilo Google Plus. Per ulteriori informazioni si può accedere a Google Plus. Se no, ha trovato che sono io. Non ho trovato se c'è, magari nel frattempo è stato aggiunto, ma una parola chiave per accedere, ad esempio, Facebook. Non c'era, al momento che ho creato la scaletta, non c'è. Magari verrà creato. C'è anche per Gravatar. Gravatar non è una rete sociale vera e propria, ma è quel sistema che vi permette di impostare un'immagine tipo questa, è il vostro logo, il vostro avatar sul sito di Gravatar, il quale a sua volta vi permette di connettere tutti i vostri profili di reti sociali in giro per farvi ritrovare automaticamente la stessa immagine in tutti i siti, insomma, no? Voi impostate una volta il vostro avatar su Gr Avatar e questo vi permette di approfittare di questa immagine impostata lì in un punto unico anche in altri siti ai quali accedete anche successivamente. Ecco, sostanza è questo. Quindi Gravatar non è una vera e propria rete sociale, ma vi permette di impostare, ecco qua, la vostra immagine, questo sono io. E poi vi dice, qui vedete a quanti siti ho legato questo Gravatar, eccetera, eccetera. Ecco, probabilmente qualcuno di voi lo usa e sa di cosa sto parlando, però vedete con la parola chiave Gravatar posso avere i dettagli anche di questo mio profilo sul sito di Gravatar. Voilà, vedete, tutto sempre in DuckDuckGo, non è male, eh?
Certe cose addirittura penso anche meglio di Google, ma comunque tiene il passo di Google, questo DuckDuckGo, opera finita. L'ultimo punto che guardiamo sono le categorie dei risultati, che le abbiamo già viste durante tutto il video. Sono queste le categorie dei risultati, quindi le risposte qui per prime, le solite immagini, i video, eccetera, eccetera. Ce ne sono di più e variano a dipendenza di come cercate le cose. Come per Google, appunto, ci sono le classiche categorie immagine e video che le vediamo sempre qui, qua, e poi a dipendenza di cosa cercate ne appaiono anche degli altri. Abbiamo già visto nel corso del video che, per esempio, può apparire la categoria significati, definizioni, informazioni, a dipendenza di cosa cerchiamo. Quindi, per esempio, se cerchiamo Watt, proprio il Watt, quello della corrente elettrica, insomma, l'unità di misura, watt, vedete che appaiono i significati di watt, quindi cosa vuol dire watt, o chi è stato James Watt, quello che ha dato il nome all'unità di misura, eccetera, eccetera. Ci sono le immagini, ovviamente, eccolo lì, James Watt, ci sono i video che hanno a che fare con watt. E anche una categoria definizione dove vi spiega che cos'è il watt, l'unità di misura, eccetera, eccetera. Vedete che variano le categorie di risultato a seconda di cosa cercate. E questo era un esempio. Poi, per esempio, cercando ChronoWatch, vediamo cosa succede cercando ChronoWatch. Appaiono, vediamo un po'. Applicazioni no, ChronoWatch appaiono solo delle immagini e dei video. Si vede che anche qui è cambiato qualcosa da quando ho creato la scaletta, perché doveva apparire la categoria applicazioni. Vediamo se con l'altro esempio appaiono. Non lo so, vediamo un po'. Eh no, eh no, eh no, eh no, eh no. Quindi questa non funziona. Quando ho preparato la scaletta un po' di tempo fa, cercando con questi termini, appariva anche una categoria applicazioni che ci mostrava delle applicazioni per Android, per Windows Phone, per iOS, dei dettagli delle applicazioni per questi termini di ricerca, e adesso non funziona più. Quindi non so se è una cosa temporanea o meno, ma io farei questa cosa così nella nostra bella scaletta e direi che questo non funziona più, almeno al momento, però lo lascio nella scaletta perché magari è una questione di problema temporaneo di DuckDuckGo, non lo so. Perché era interessante anche questo, voi cercate dei termini che si riferiscono a un'app di qualsiasi tipo, di un tablet o così, di un sistema operativo, e vi apparivano anche nelle categorie dei risultati delle cose inerenti a delle app, magari con il link diretto allo store di turno, Google Play o quello che è. Quindi lo lascio per il momento, però lo marco come non funzionante, crocettina rossa. Non si sa mai. Si possono anche ottenere alternative di programmi con la parola chiave alternative to. Vediamo se questo funziona o se anche questo non funziona più. Questo cosa fa? Voi dite alternative to, parola chiave in inglese vuol dire dammi le alternative a Excel. E vedete che questo funziona, esce la categoria software nei risultati, e vi dice quali sono le alternative Excel. Un classico, LibreOffice, Calc, Google Drive Sheet, eccetera, eccetera. Vedete, vi escono le alternative, e se cliccate vi appare la pagina del sito di alternative con i dettagli. Ecco, vedete. Torniamo alla nostra pagina DuckDuckGo, eccetera, eccetera. Qui appare anche una categoria QA, che non so, ecco, domande e risposte, eccetera, eccetera. Quindi esiste un'alternativa a Excel, eccetera, eccetera, ta, 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 e vedete che potete avere anche delle domande e risposte sul tema che avete scelto qua sopra. Vedete che le categorie di risposte che DuckDuckGo vi dà variano appunto a seconda, a dipendenza di cosa impostate nella barra di ricerca. Poi, grazie alla collaborazione con SoundCloud, che è appunto il sito di musica e dove potete caricare e sentire musica,
appare in DuckDuckGo anche la categoria audio come risultato. Per esempio, se cerchiamo Elvis, vediamo un po', cerchiamo Elvis, ecco qua, appare la categoria notizie, vabbè, già che la vediamo, vediamo che c'è una categoria notizie su Elvis, immagini, video. I significati di Elvis, quindi ci saranno le varie spiegazioni su Elvis e quella che ci interessava, la categoria audio. Qui la categoria audio ci permette di sentire direttamente dei brani, appunto, collegati con il sito SoundCloud. Adesso non so, vediamo un po' se ce n'è uno qualsiasi, provo a cliccare. Ok, sentite? Non so cosa abbia a che fare questo ritmo con i tempi di Elvis, però vediamo se ce n'è uno più originale. Ecco, questo è già più dei tempi di Elvis, eh? Comunque vedete che, ok, comunque vedete che direttamente nel sito di ricerca DuckDuckGo potete ricercare, anche delle informazioni su musica e brani e interpreti, eccetera, eccetera. Grazie a un'altra collaborazione sempre in ambito musicale con il sito Metro Lyrics, c'è anche la possibilità di ottenere le lyrics, ovvero i testi delle canzoni, non solo sentire le canzoni, ma anche i testi. Se cerchiamo Beatles, per esempio, giusto per fare un esempio, vedete che qui appare la categoria non solo quella audio, ma anche quella lyrics. Tipo, vabbè, qui appare la prima Yesterday e qui vedete la prima strofa di Yesterday e poi potete andare a vedere tutta la lyrics, ovvero tutto il testo, per esempio, di questa canzone, eccetera, eccetera. Abbiamo finalmente finito, è un po' lungo questo video, ma d'altra parte le opzioni di DuckDuckGo sono anche tante, vedete com'è lunga la scaletta che vi lascerò, questa scaletta da scaricare nella descrizione di questo video. Ultimo appunto per concludere, c'è anche un'app dedicata a DuckDuckGo per Android e la potete scaricare. Questo link c'è l'app proprio DuckDuckGo dedicata a questo motore di ricerca per Android. Ecco, con questo finalmente ho concluso il video su questo, diciamo, efficace, ripeto, e discreto motore di ricerca, è anche carino, pieno di funzionalità. Spero vi sia interessato il video e soprattutto vi abbia incuriosito, vi abbia stimolato a dare un giro di prova a questo DuckDuckGo anche a voi. Con questo vi saluto, ciao ciao, vi attendo alla prossima occasione. Ciao!